Avena, piccola frazione del Borgo di Papasidero nel Parco Nazionale del Pollino, a 558 metri sul livello del mare, a pochi chilometri dal sito UNESCO Grotta del Romito, risalente al Paleolitico, è disabitata per una catastrofe naturale, un terremoto che nei primi anni Ottanta ha reso inabitabili le antiche case in cui vivevano una ventina di famiglie. Tutto si è fermato al 1982. Borgo particolare, raggiungibile facilmente dall'autostrada, si può raggiungere facilmente anche il mare, ha delle caratteristiche particolari pure a livello di urbanistica, quindi dobbiamo recuperarlo con molta forza. Il Borgo, che risale a prima dell'anno 1000, nasce con San Leoluca da Corleone, che partito dal Monte Mula nei pressi di San Sosti intorno all'anno 800, diede vita a questa frazione che si chiamava Avena. Qui fondò un monastero con 100 monaci. Le tracce del monastero sono pochissime, ma ci sono. Le case che noi vediamo in realtà sono il materiale del monastero riutilizzato dalla gente. Quando il borgo viene abbandonato dai monaci intorno al 1100-1200, utilizzano il materiale del monastero, però proprio la chiesa sorge sopra una vecchia chiesa medievale all'epoca di San Leoluca. Speriamo che qualcuno si accorga di questo bellissimo borgo in modo tale da poterlo far rivivere almeno nei prossimi anni. Tutto si è fermato a 40 anni fa. La gente che lo viveva è dovuta scappare di notte. Un luogo ricco di fascino, di storie che si intrecciano con la rievocazione dei luoghi come la chiesa della Santissima Trinità, che al suo interno custodisce un affresco di rara bellezza risalente al 1522 e che rappresenta la Santissima Trinità. Un luogo dove l'abbandono può lasciare spazio alla riscoperta. È questo l'intento dell'amministrazione comunale di Papasidero, guidata dal sindaco Fiorenzo Conte, che vuole riportarlo agli antichi splendori e fa appello al MIBACT, alla sovrintendenza, al Parco Nazionale del Pollino, alla Regione Calabria, affinché si possano reperire fondi e ridare vita al borgo. Sindaco, un borgo bellissimo, ma che cosa si può fare per farlo ritornare a vivere come era una volta? Voglio sottolineare anche che qui siamo in un luogo che fa parte del Parco del Pollino e in un luogo anche che è riserva naturale orientata del fiume Lao, quindi ha una forza anche dal punto di vista naturalistico questo borgo. Faccio comunque un appello alle istituzioni pubbliche, al MIBACT, alla Regione Calabria, alla Sovrintendenza per prendere in considerazione questo borgo per fare un recupero completo e portarlo di nuovo a vivere come era una volta nell'antico splendore.